salve a quelli che hanno cominciato a vedere il canale YouTube. Devo fare qualche precisazione. Io sono oramai molti anni che mi diletto nel design. Non ne ho mai fatto un mestiere, anche perché forse ha pochi interessi. Però sono parecchi anni. Una delle mie, diciamo, linee al quale sono più affezionato e che poi mi porto dietro ogni volta che cambio casa, cosa che di recente ho fatto molto spesso, è questo set, che è stato fatto in tempi diversi. Prima di essere fatto nel 1994, ormai stiamo parlando di 24 anni fa, è la sedia, quella lì che vedete blu. Si era partiti con un altro disegno, poi piano piano, non so per quale motivo, ho elaborato questa forma, mettendoci questo sorriso. La sedia la feci all'epoca, usavo molto il truciolato, il legno truciolato, e usai il truciolato. Per verniciarla usai quello che avevo nel garage, e avevo un barattolo di vernice nitro blu. Barattolo di vernice nitro che era quello che era praticamente rimasto dalla riverniciatura del mio motorino che usavo all'epoca. Avevo un motorino vecchio molto brutto, aveva dei colori orribili. D'estate l'abbiamo riverniciato tutto, ripulito, riverniciato, e fu verniciato proprio di blu, così blu e bianco. E praticamente, appunto, eravamo alla fine del 94. Peraltro quella vernice ce l'avevo da tantissimi anni, perché era di molti anni prima, però si era conservata bene e l'ho potuta riutilizzare. Successivamente, l'anno successivo, ho realizzato il tavolino. All'epoca quella la chiamai A7D, non ho mai capito perché gli ho dato un nome così brutto. E poi nacque questo, che era il giusto gemello, tant'è vero che lo chiamai Twins, proprio perché ce ne sono due. Ne ho fatte due versioni, ho fatto la versione tonda e ce n'è un altro, che c'è un mio amico, che ha fatto con quattro di questi, a cavalletti praticamente, per piani lunghi. Perché in teoria doveva essere la scrivania della mia ragazza di allora. E quindi nel 95, poi allungato nel 96, perché in quel periodo lavoravo in Cina, e feci il tavolino. Questo tavolino mi segue da allora, ovunque me lo sono portato. Successivamente, quasi contemporaneamente anzi, feci un'altra sedia, stesse fattezze, però taglio diverso, quindi c'è un'altra espressione. Ne feci un'altra verde per mia nipote, in quel caso la feci in MDF. Successivamente, qualche anno dopo, parecchi anni dopo, perché praticamente saltiamo già al 2004, ne feci tre contemporaneamente. Due ce l'hanno due miei amici e una ce l'ho io, che è questa qui. E fu fatta altra espressione, le tre sono fatte con la stessa espressione, chiaramente, perché sono lo stesso taglio, e quella lì invece è multistrato. Ultima della serie, di queste sedie ne ho fatte sei in tutto, è questa qua, che è fatta con un altro materiale, è il materiale con cui si fa il fondo dei cassoni dei camion, è un multistrato trattato contro l'intemperie, molto duro, tanto è vero che è anche molto pesante. Fu tagliata da un falegname su mia richiesta, quindi fu fatta con attrezzature da falegnameria, a differenza di quell'altro che feci io con segreto alternativo, e fu verniciata a spruzzo con vernice bicomponente. E questa è stata praticamente l'ultima di queste serie che ho fatto contemporaneamente con il comodino,
che feci sempre in MDF, anche in questo caso verniciato. Qui ci sono i giocattoli di mio figlio. Questo lo chiamammo all'epoca JJ. Ecco qua, un po' di luce. Possiamo anche illuminarlo di più così. Contemporaneamente a questo comodino, in realtà ne avevo fatti due, ma uno poi si è disperso. Anzi no, ne ho fatti tre di questi. Uno ce l'ha un mio amico, e poi potete trovare nel mio sito, c'è anche su YouTube, c'è un video dove ci sono tutte le mie creazioni. Di questi se ne ho fatti due, più un altro che non ho mai completato, e che è andato perduto. Quell'altro era solo la differenza che aveva i capelli verdi. Di questo ne esiste anche un'altra versione che trovate, adesso abbandonate il mio magazzino, la trovate praticamente in testa al canale di YouTube dove ci sono io che lavoro, in questo magazzino che era, doveva essere il mio laboratorio, che poi non è mai diventato, ma ce l'ho tuttora. E in fondo vedete un altro mobile fatto così, ma un mobile alto da bagno. Ora in questa casa non c'entra, questa è una casa piccolissima, e non c'è più, sta lì, abbandonato in quel magazzino. Nel periodo che ho fatto questo, feci una miniatura della sedia, che adesso gli ho dato un nome definitivo, si chiama N1. Della N1 ne feci una versione più piccola, che la chiamai EEL, per il figlio di un mio amico, che si chiamava, si chiama tuttora, Eugenio Edoardo, e c'è chiaramente dietro il cognome, quindi la chiamai EEL. Di recente ne ho fatto una copia, nel senso ne ho fatto una riduzione diversa, con un tutt'altro disegno, ed è questa qui. Questa a breve non servirà più a nulla, perché mio figlio è cresciuto, piano piano qui non ci sta più. La uso più io poi la sera per raccontargli le storie, per addormentarlo, che lui. Invece recentemente ho fatto quella che si vede sullo sfondo, questo lo vediamo. Questo è un mobile per lei, per la mia gatta, scusami, la mettiamo un attimo qui, la mia gatta Polly. Per togliere tutto quel disordine che c'è sempre in casa quando c'è un gatto, ho fatto questa, ci avevo messo dentro le cose da mangiare e la lettiera. Entra da qui, così abbiamo una seduta e al tempo stesso non abbiamo più tutte le cose sue in giro, vero? E questo è quanto. Se girate sul sito ci sono paio di video, ma c'è un video con tutte le mie creazioni. Una che però voglio far vedere è questa qui. È uno specchio con le luci. E anche questo lo trovate in quell'altro video. Di questi ne ho fatti tre, anche in questo caso. Due ce li ho io, e uno è nel bagno e uno ce l'ho un mio amico. Diciamo, non è stata mai un'attività remunerativa, è stata attività per far contenti amici che sono, mi rendono felice perché ce li hanno ancora dentro casa e se li tengono con molto piacere.